amiche del web, bentornate al canale di Momissima. Quest'oggi volevo fare un breve video per recensire tre accessori che ho acquistato l'altro ieri presso Tacco Fashion, che me l'avrete sentito nominare spesso perché ci compro un po' per tutta la famiglia, cioè per, più che altro per quello che riguarda i miei bambini, e quindi comunque ci ho trovato anche delle cosine carine. E stavo notando che in pratica hanno un reparto piuttosto fornito per quello che riguarda gli accessori donna, bracciali, collane, o anche per quello che riguarda i capelli. Infatti oggi, ieri mi trovavo alle casse, stavo pagando e mi sono soffermata più del solito a guardare proprio gli accessori che c'erano esposti. Dunque, il primo che vi faccio vedere è questo. Praticamente io ho chiesto poi consiglio anche alla commessa, perché non sono molto esperta per quello che riguarda gli utilizzi vari, no? Cioè, nel senso, magari vedo una pinzetta, la compro, per i capelli so che funziona per quello. In questo caso, siccome in questo periodo mi piace moltissimo lo chignon, comunque i capelli raccolti, un po' stile Audrey Hepburn, un po' perché va tantissimo, un po' perché comunque è un modo diverso per avere i capelli comunque raccolti, comodi e non fastidiosi, soprattutto per chi come me li ha scalati, quindi ogni tanto torno a casa come una matta, mi devo mettere le ciabatte a destra e a sinistra perché questo ciuffo in particolar modo mi scende troppo sul viso. Infatti quando mi vedete in video mi tocco sempre questa parte dei capelli, perché come mi vanno davanti agli occhi comunque mi danno fastidio, anche se è un taglio che mi piace, quello scalato, perché ho molti capelli, quindi li vado un po' ad assottigliare quando rifaccio il taglio periodico dalla mia parrucchiera. Detto questo, allora, quello che ha attirato la mia attenzione, lo cercavo da un po', ma in realtà si vende dappertutto, però ieri ci sono andata proprio con l'occhio. Allora, questo è un elastico particolare, non so come si chiama, avrà un nome sicuramente nel dettaglio, comunque un accessorio woman, che ho cercato di prendere il colore più adatto al mio tipo di, al mio colore di capelli, no? Anche se comunque non ci azzecca niente, però in pratica con questo io dovrei, ci devo ancora provare perché l'ho preso l'altro ieri, dovrei raccogliere i miei capelli, legarli, mi ha detto la commessa, arrotolare come a mo' mi ha detto tipo, cioè tirare i capelli a coda, farli riscendere tipo a fontana, arrotolarli all'interno di questo grande elastico, diciamo, di questa grande molla, che comunque alla fine è una specie di spugna un po' sintetica per intenderci, e arrotolare la mia ciocca che rimane fuori, diciamo, intorno a questo, proprio per creare uno chignon preciso. Non ci ho ancora provato, magari poi vi farò vedere qualche foto o magari realizzerò un video nel caso ci dovessi riuscire, però è un accessorio per capelli che mi incuriosisce molto. Tra l'altro l'ho pagato soltanto 2,99 euro, quindi ho detto vale la pena provarlo, vediamo un po' quello che ci esce, poi vi farò sapere. Altro accessorio che mi ha incuriosito molto, quindi ieri ero per i capelli in particolar modo, allora questo che cos'è? Una specie di molletta di plastica, se vogliamo, che si estende proprio per raccogliere all'interno la coda e poi restringere. Ci voglio provare qui con voi, facciamo un po' un danno, vediamo un po' che cosa ci esce, sempre se riesco ad infilarmici con la mano, giusto per fare un esempio. Allora, dovrebbero entrare i capelli all'interno e poi restringere il tutto in questo modo. Non so se vedete, la coda l'ho fatta. Dovrei farla magari un po' più alta, però male non è venuta, alla fine ce l'ho. Quindi in pratica niente, è un accessorio comodo che posso mettere proprio per raccogliere i capelli e mi piaceva. E tra l'altro l'ho pagato molto poco, anche questo credo anche di meno. Figuriamoci, vabbè, anche questo 2,99 euro come accessorio. Ma la vera chicca di quest'oggi, un attimo che mi sciolgo i capelli e ci provo, è questo frontino che cercavo da tempo, sempre se non mi porto via 8 kg di capelli. E questo frontino, allora, dicevo, quando torno a casa spesso che succede? Succede che ho da fare, che vado come una pazza in bagno a cercare le pinzette per legarmi questa parte soprattutto dei capelli, ma da oggi questo non accadrà più perché ho trovato questo sempre da, come si chiama il negozio, da Tacco Fashion, ecco, ci siamo, 1,99 euro. La vera chicca è questa, voilà, con un solo gesto tutti i miei capelli verranno raccolti, vedete?
In pratica io adesso, come torno a casa, metto questa specie di frontino che è anche carino perché alla fine fa sembrare che ci sia, tipo, avete presente quelle treccioline che partono da sopra? Quindi anche un po' etnico, mi piace proprio. Ok, forse ci vediamo meglio. Dunque, ho chiuso le alte dell'armadio perché il bianco fa risaltare un po' di più l'acconciatura. Stavo dicendo, quindi a 1,99€ ho trovato questa specie di frontino che mi tira sui capelli, tutti quanti indietro, quindi non mi danno fastidio, ho risolto il problema di non mettere 500 ciappe addosso quando ho da fare delle cose in casa. E nello stesso tempo è anche carino, fashion, perché sembrano quelle treccine che partono da su, posso anche raccoglierli dietro, posso farci lo chignon a modo, insomma, come vi ho detto, con questo elasticone sintetico, diciamo, ci proverò e poi vi farò sapere se è possibile fare la cosa. Poi ancora questa pinzettina tutta glamour, no, tutta sbrilluccicosa come piace a me, che c'è tutti questi puntini sbrilluccicosi, vedete? Allora, che ho tutti questi puntini sbrilluccicosi, nera e brillantinosa, a soli 3 euro, quindi anche questa fa la sua figura. Ogni cambio di stagione, non si vede, ogni cambio di stagione mi piace variare e comprare, non so, le mollettine, queste cose, per tanti accessori proprio per i capelli, per fare delle pettinature o così anche, o semplicemente per illuminarli con dei tocchi così un po' glamour, un po' brillantinosi. Quindi niente, era soltanto un piccolo video per recensire questi tre piccoli accessori. Se vi trovate da Tacco Fashion o qualsiasi altro negozio che li vendono tutti alla fine, ve li consiglio perché secondo me sono utilissimi per chi ha i capelli lunghi, per chi vuole cambiare, per chi vuole provare uno chignon, per chi semplicemente come me li vuole legare o li vuole diciamo raccogliere almeno nella parte anteriore in un piccolo gesto come ho fatto io. Grazie a tutte per avermi seguito, iscrivetevi al canale, prossimo video, ciao!